Buongiorno creativi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi scopriamo le creazioni in resina che ho realizzato in questi ultimi giorni, ma prima di farlo voglio scoprire con voi questo pacchettino che mi è appena arrivato. L'ho appena ritagliato e vediamo subito cosa contiene. Wow, che carina questa bustina con il logo di Batman, davvero davvero carina. E vediamo un po'. Ci sono degli stampini che ho ordinato da un negozio che si chiama Nicky Turtle, ma che evidentemente non ha messo un bigliettino, si è dimenticata sicuramente la ragazza. E adesso vi faccio vedere quali stampini ho ordinato. Allora, io ho ordinato questo alieno qui e lei mi ha gentilmente regalato questo piccolino qui, carinissimo davvero molto. È molto grande, devo dire, e va bene così, c'è anche il puntino per il foro di entrata della catenina, insomma. Poi abbiamo, oh che bello questo, è appunto la sagoma di Topolino, bellissima, mi piace tanto. E questo, come vedo, questo è un omaggio, che carina che è stata, molto molto carina. Infine abbiamo queste due sagome di Jack Skeletron, adoro tantissimo, io adoro Jack. E tra l'altro, a proposito, ho ordinato molti stampi per Halloween, quindi credo che mi divertirò tantissimo a fare uno scopriamo le creazioni inerenti ad Halloween. Belli, belli davvero. Ok, adesso possiamo scoprire le mie creazioni in resina. Ho adoperato gli stampi nuovi che avete visto poco fa e anche qualche stampo che vi ho mostrato negli ultimi video, adesso non ricordo. Iniziamo vedendo la resina di scarto. Allora, ho utilizzato questi stampini che vi avevo mostrato qualche tempo fa, mi aveva regalato la mia amica Martina, sia questi qui che questi, e con questi qui ho deciso di realizzare delle basi per cupcake. Sembra davvero un cioccolatino e viene voglia di mangiarlo, sinceramente. Ed è perfetto soprattutto perché è opaco, quindi va benissimo. Ed eccoli qui. Ho utilizzato anche il colore ocra per realizzare queste basi che mi piacciono moltissimo. E andiamo avanti. Allora, in questo video ci sono molti esperimenti, come vedrete da questo stampo grande che apriremo alla fine. Quindi continuiamo a vedere le piccole creazioni. Questo è un primo esperimento, nel senso che ci sono delle perline. Allora, io ho un mucchio di perline, ma davvero tante, e dato che le avevo comprate qualche anno fa, pensando di iniziare a lavorarle, in realtà sono rimaste lì nella scatola, quindi comunque sia ne ho davvero tante e adesso non so più che farci. E quindi ho deciso di, diciamo, sperimentarle e metterle nella resina. Poi scopriamo una delle ultime resine di scarto, che è questo bracciale. Ed eccolo qui. Ovviamente è scartissimo, quindi non fate commenti sul colore. Da ritagliare molto. E non lo infilo per il semplice motivo che mi farei malissimo qui. Comunque sia, ho ordinato molti stampi di bracciali e di anelli. E non so quando mi arriveranno perché li ho ordinati da AliExpress. Quindi spero, insomma, che entro un mesetto riuscirò a farveli vedere e a partecipare alle creazioni. Continuiamo con uno stampino che avete visto prima, sono curiosissima. Wow, è bellissimo! Mi piace da morire questo verde acido, verde fluorescente, è perfetto. Poi ho utilizzato questi brillantini a fili, sia quelli insomma normali che quelli a fili, e devo dire che sono soddisfattissima, davvero molto. Vediamo anche il piccolino alieno, che è questo qui, con lo stesso colore. Wow, bellino, devo limare qui e avevo intenzione di fare una collana con questi due ciondoli, ad esempio uno un po' più sopra, uno un po' più sotto, e qui magari colare del nero perché questo stampo, come vedete, non è bucato, cioè nel senso la resina comunque coprirebbe, e vedremo in un altro video ovviamente come saranno diventate le creazioni. Vediamo questa sagoma di Topolino.
Wow, mi piace tantissimo, è davvero bellissima, questi brillantini a fili davvero mi piacciono molto, non li uso spesso, devo dire, però in queste creazioni mi piacciono, devo dire che sono molto contenta. E anche quello piccolino. Wow, anche questo in mente di metterlo nella stessa collana. Vediamo un paio di baffi. Questo è una resina di scarto. Mi piace molto, anche perché è diciamo, un colore abbastanza naturale per i baffi. Scartissimo. Ovviamente dietro è molto figo, devo dire, perché ho aggiunto del colorante rosa fucsia, diciamo, alla fine. E pensavo che si facesse lo stesso effetto davanti, invece davanti è molto brutto, devo dire, non mi piace molto. Però ovviamente lo potrò colorare con lo smalto. Ok, eccolo qui. Lo smalto è un po' sbavato, devo comunque correggere molti diciamo, dettagli. Mi piace molto il colore che era venuto qui dietro, purtroppo i brillantini già da questo punto si sono cominciati ad accumulare davanti, quindi peccato per questo, ovviamente modificherò il tutto. Sono rimaste queste roselline che, come vi ricordate in qualche video fa, ho fatto una fatica immane a toglierle, quindi speriamo che non mi diano lo stesso problema. Ok, eccole qui. Allora, sono molto contenta di questo stampo. Allora, per chi mi segue e per chi vede tutti i miei video, ha certamente visto il video in cui realizzo questi stampi. Per chi è nuovo o per chi comunque non l'ha visto, ve lo linko giù nell'info box. E l'ho creato appunto con la gomma siliconica. Nel mio primo tentativo di estrarre le creazioni in resina, sono stata praticamente mezz'ora a tirarle fuori perché comunque sia, se vedete lo stampo, è molto profondo. Molto complicato, ma questa è la seconda volta che lo utilizzo e devo dire che le rose si sono praticamente tolte in 3 secondi, quindi sono molto contenta. Evidentemente questi stampi con il tempo riescono ad essere ancora più elastici, quindi veramente questa gomma siliconica è 10 su 10. Ed ecco qui le roselline, mi piacciono tantissimo. Non è uscita una bolla, sono soddisfattissima. Peccato che qui è entrato un chicco di riso. Allora, voi dovete sapere che io questo stampo, e alcuni stampi che comunque non si reggono molto, li metto in una ciotola con del riso per farli, insomma, sistemare bene. Evidentemente nella colata è andato un chicco di riso, non so se lo vedete. Peccato, anche se comunque ovviamente lo potrò coprire. Ed è, diciamo, un macaron alla fragola, se vogliamo. Molto carino. Finalmente arrivati a questo stampo, apriamo prima questo che penso sia anche questo una sorta di esperimento. Vediamo prima questo qui. Se non sbaglio, qui c'è uno sticker con la scritta. Ah no, non è questo, era l'altro. Allora, questo mi piace moltissimo innanzitutto, adoro questi stickers che si illuminano di notte e mi piace moltissimo questa forma di questo stampo, mi piace sempre molto, non la usavo da un po'. Questo è, dovrebbe esserci la scritta Love. Infatti, vediamo l'ultimo che dovrebbe essere un effetto galassia un po' diverso da quelli che ho fatto ultimamente. E wow, mi piace tantissimo! Oh, che carino! Fatemi sapere se vi piace e se magari volete che faccia un tutorial su questo effetto galassia, perché ho sperimentato vari metodi e penso che questo sia l'unico che mi piace di più tra quelli che ho fatto. E quindi fatemelo sapere giù nei commenti. Vediamo lo stampo, tanto diciamo atteso almeno da parte mia, e vediamo subito queste prime creazioni. Wow, qui ci sono tutte perline, molto trasparente perché ovviamente il colore qui non ho messo nessun colore tranne un paio di ciondoli, diciamo. Abbiamo adesso invece un ciondolo con tanti cuoricini. Mi piace davvero molto. Questi sono cuoricini di stoffa per la precisione. Ovviamente sono tutti imbevuti di resina, nel senso che sono bagnati di resina, però non fa niente, comunque l'effetto mi piace moltissimo. Qui dovrebbe esserci una, ok, una coccinella. Accidenti, cosa è successo?
Ma dai, cioè questa coccinella ha perso il colore dello sticker. Non ci credo. Mi dispiace molto perché questa coccinella mi piaceva davvero tanto. Non so che fare, forse potrò coprire diciamo, la superficie con qualcosa, con lo smalto. Adesso vedrò, non lo so. Un altro effetto galassia simile a quello che avete visto prima. Wow, mi piace molto, questa forma l'adoro, davvero molto carina. Allora, queste sono sempre le perline che io avevo e sono delle perline di madreperla e mi piace davvero molto questo effetto che dietro c'è l'oro, è davvero molto delicato. Ed ecco qui tutte le creazioni che ho realizzato in questi giorni. La mia preferita, o comunque le mie preferite, sono sicuramente le roselline, venute davvero perfette e sono molto contenta. E al simbolo dell'alieno, davvero molto carino, adoro questo stampo. Fatemi sapere la vostra preferita qual è. Prima di chiudere volevo nominare Valentina Eni che voleva essere salutata. Ciao Valentina, e se questo video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, che a me fa sempre tanto piacere, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!